Buonasera e buona domenica. Se ci siete tutti, posso dirvi cosa c'è questa sera su Rai 1, Rai 2, Rai 3. Su Rai 1, alle 20:35, una vittoria, film per la TV in due puntate. La drammatica lotta di una donna contro un evento che sconvolge la sua vita. Fra gli interpreti Marthe Keller e Corinne Clery. Per i non udenti, i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Alle 22:20 Sandro Ciotti è con noi per rivedere insieme i risultati di questa domenica sportiva. A mezzanotte e 20 da Birmingham l'incontro di pugilato Tate Simpson per il campionato mondiale dei pesi medi. Su Rai 2 alle 20:30 comincia il conto alla rovescia per una grande occasione. Siamo alla dodicesima puntata e quindi all'ultima famiglia in gara prima della sfida finale. Alle 22:55 dimmi come vesti e ti dirò chi sei. Vai in onda moda di Vittorio Corona. Concluderà la serata una emozionante avventura archeologica, la prima Pompei. Su Rai 3 alle 20:30 alla ricerca dell'arca e a caccia di delfini, ma solo per raccontarci come questi intelligentissimi cetacei possono essere addestrati. Alle 21:45 c'è Elsa Popping, che ci racconterà che il bello di ogni spettacolo comincia proprio dietro le quinte. Una bella partita di campionato di calcio concluderà la serata. Allora, Rai 1, Rai 2, Rai 3 vi aspettano dopo il telegiornale. Domenica di violenza nei territori arabi occupati da Israele, 3 palestinesi uccisi. Si estendono i disordini e il coprifuoco. Difficile conclusione del primo quadrimestre nelle scuole, anche i comitati di base dopo lo SNALS bloccano gli scrutini. Conclusa a Roma con una marcia silenziosa la giornata per la vita promossa dai vescovi italiani. Calcio, terza giornata di ritorno, solo Milan e Napoli vincono senza problemi. Sconfitte, Sampdoria e Juventus non vanno oltre il pari, la Roma e l'Inter. Montepremi record, oltre i 25 miliardi. Tennis Coppa Davis, l'Italia supera Israele per 4-1, vincendo gli ultimi due singolari ed entra così nei quarti di finale. Buonasera, due temi di spicco nella settimana che si chiude. Nella vicenda politica interna, il travagliato itinerario della legge finanziaria che alla fine si è concluso positivamente alla Camera, e adesso viene in primo piano il tema del chiarimento fra i partiti. Nella vicenda internazionale, invece, l'aggravamento della situazione in Cisgiordania e a Gaza, dove l'occupazione militare israeliana più viene contestata e più si fa pesante, mentre sono difficili ma insistiti tentativi di rintracciare il filo di una soluzione diplomatica. Ci sono state, ricorderete, le visite a Roma ed in altre capitali europee, dal presidente egiziano Mubarak, di Re Hussein di Giordania, che domani a Bonn, dove si trova, vedrà i 12 ministri degli esteri della Comunità Europea. E cominciamo quindi con la Cisgiordania, dove un'altra giornata è trascorsa drammaticamente.
Un'altra domenica di violenza nei territori arabi occupati, altri 4 palestinesi uccisi dagli israeliani, 3 nel villaggio di Beit Umar, 25 chilometri a sud di Gerusalemme. La quarta vittima è un bambino di 10 anni, morto per le ferite riportate negli scontri dei giorni scorsi. A Beit Umar, secondo la versione israeliana, i muezzin dai minareti hanno invitato la gente a innalzare barricate sulla strada Gerusalemme-Hebron. Gli scontri con i soldati israeliani sono stati di una violenza che non ha precedenti in 2 mesi di rivolta. I fotografi hanno testimoniato che i soldati sparavano con i fucili mitragliatore M16. I giovani uccisi avevano 25, 22 e 18 anni. Ci sono anche 25 feriti, alcuni in maniera grave, ricoverati negli ospedali di Gerusalemme. In 2 mesi di rivolta sono 49 i palestinesi uccisi, 43 secondo gli israeliani. Il pugno di ferro di Israele, tuttavia, non riesce ad avere ragione della protesta palestinese. Tensione e scontri sono segnalati un po' dappertutto, in Cisgiordania e a Gaza e a Gerusalemme Est, dove la protesta ha lambito ancora una volta il muro del pianto. Nablus, 45.000 abitanti, e Tulkarem, nel nord della Cisgiordania, sono sotto coprifuoco da una settimana. Continua lo sciopero del commercio, nonostante le intimidazioni dell'esercito. Tutte le scuole e i collegi sono chiusi, le prime da una settimana, i secondi da 2 giorni. La diplomazia non riesce ad aprire il varco ad una soluzione politica alla questione palestinese e la settimana che comincia domani promette un ulteriore inasprimento della protesta anti-israeliana. E veniamo alla vicenda interna. Approvata la legge finanziaria, la Camera si prepara ora a votare il bilancio dello Stato ed è un altro adempimento di rilievo che richiede ancora una volta la compattezza della maggioranza. Intanto la legge finanziaria non ha terminato il suo itinerario perché da martedì verrà nuovamente ripresa in esame dal Senato. Ma che cos'è questa legge finanziaria di cui abbiamo sentito tanto parlare? Ce lo spiega Candiano Falaschi. Questa è la legge finanziaria, la famosa legge finanziaria dell'88, un volume consistente, quasi 200 pagine, ricche di tabelle, di cifre, di articoli. Se ne discute da mesi e la Camera soltanto in 13 giorni è stata chiamata a votare ben 791 volte, con risultati alterni e con effetti politici rilevanti, prima di arrivare al voto finale che è stato un sì abbastanza largo. La legge, è ovvio, è un atto politico rilevante, è un grande involucro che contiene molte cose. Si è discusso del contenuto, ma anche il contenitore è stato chiamato in causa. Perché la finanziaria è diventata un documento di queste proporzioni? Si è parlato di legge omnibus, di legge albero di Natale sulla quale tutti vogliono appendere qualcosa. Nilde Iotti si è augurata che il Parlamento non sia più bloccato così a lungo per un unico provvedimento ed emita, prima ancora della fase calda della legge, aveva detto che il meccanismo della finanziaria risulta alla fine iniquo perché favorisce più le transazioni tra le varie parti in campo che le scelte precise. Lo strumento della finanziaria venne creato 10 anni fa con intenti opposti. Con questa legge si mirava a una manovra più agile e programmata dell'economia, con un esame complessivo delle entrate dello Stato, delle grandi scelte economiche, del tetto della spesa pubblica e di una serie di decisioni di spesa. L'uso ha però snaturato lo strumento. La legge è diventata una cosa diversa da ciò che si voleva. Trattandosi di una strada scorrevole, ognuno vuole immettersi in questa carreggiata e così si è verificato l'ingorgo. Ora occorre una riforma, un cambiamento. La questione è sostanziale perché si tratta del governo di quella cosa decisiva che è la spesa pubblica. Il disavanzo previsto per quest'anno è di 103.000 miliardi. E perché è in gioco l'uso razionale delle risorse di un paese industriale e moderno che deve pensare al proprio sviluppo. La settimana entrante potrebbe essere conclusiva per la finanziaria ed il bilancio. Il Senato si occuperà delle modifiche introdotte dalla Camera alla finanziaria ed i deputati esamineranno il bilancio dello Stato. Se non sorgeranno intoppi, tra una decina di giorni prenderà il via il chiarimento, l'iniziativa spetterà a Goria. Non c'è automatismo tra chiarimento e crisi. Nel travagliato dibattito sulla finanziaria, il Presidente del Consiglio e i partiti della maggioranza hanno affermato un principio. La crisi non può essere provocata dallo scrutinio segreto dai franchi tiratori. La fiducia si dà o si toglie attraverso le procedure costituzionali. Tuttavia la coalizione denuncia grande malessere e crepe profonde.
Si tratterà dunque di accertare se esistono, e se esistono fin da ora, le condizioni per realizzare una vera solidarietà tra i cinque, come ha chiesto oggi Altissimo, per la governabilità, come ha sollecitato Nicolazzi, o se queste condizioni matureranno dopo il congresso della Democrazia Cristiana. La Malfa auspica un accordo vero e duraturo tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista, con De Mita, in quanto segretario della Democrazia Cristiana, a Palazzo Chigi e il pieno appoggio di Craxi. La Malfa è per l'intesa immediata e dice ai democristiani: rinviate il vostro congresso e De Mita conservi anche la carica di segretario. Ma ci sono le premesse per questo accordo vero e duraturo? Lo si vedrà con il chiarimento. Dalle prese di posizione di oggi emerge una valutazione comune: reagire alle spinte di dissoluzione dell'alleanza per creare un quadro politico più stabile ed omogeneo. Quando? Le difficoltà sono evidenti a tutti, tanto più che il problema del quadro politico è sempre collegato al discorso sulle riforme. Torna il malessere nella scuola e torna soprattutto fra gli insegnanti alla vigilia di un difficile rinnovo contrattuale, ma anche fra le famiglie e gli studenti che forse resteranno senza le pagelle del primo quadrimestre. Da domani comincia il blocco degli scrutini da parte del sindacato autonomo SNALS e dei comitati di base, che hanno preso questa decisione nell'assemblea di oggi a Roma. Sarà subito interessata la Lombardia, dove il Ministero ha consentito l'inizio anticipato degli scrutini, ed è stata proprio questa decisione a suscitare un inasprimento delle agitazioni. Ma dal 15 in poi ci saranno problemi per tutti. Anche i comitati di base, dicevamo, bloccheranno gli scrutini. I COBAS, divisi in due gruppi, hanno varato oggi piattaforme diverse, ma sono decisi a continuare nella lotta anche fino a giugno. L'ala moderata chiede il riconoscimento della funzione docente e l'aggancio ai professori di università con aumenti sulle 800.000 lire. Gli altri COBAS puntano invece ad aumenti sulle 600.000 lire, ma generalizzati per tutti. Per quanto riguarda i sindacati ufficiali, dopo lo SNALS, che da tempo ha presentato la piattaforma, anche i confederali stanno mettendo a punto le loro rivendicazioni. La CGIL ha presentato una piattaforma dal costo complessivo di 6.500 miliardi. Di poco superiori sono le richieste della CISL, che punta però a maggiori differenze fra maestri e docenti delle superiori. Attualmente gli stipendi netti dei professori sono 1.259.000 lire per le elementari, 1.357.000 per le medie, 1.390.000 per le superiori. Cifre modeste, ma soprattutto per quelli che credono davvero nell'insegnamento e fanno da soli l'aggiornamento professionale. L'attenzione è destinata a salire anche perché le organizzazioni sindacali e i COBAS sono contrari al provvedimento che il ministro Galloni sta preparando per arginare il blocco degli scrutini. La trattenuta di un'intera giornata anche per gli scioperi brevi. La Chiesa ha celebrato oggi la decima giornata per la vita. Questo impegno, promosso dai Vescovi e che impegna tutte le diocesi italiane, a Roma ha partecipato anche il Papa. In marcia silenziosamente per le vie di Roma per la vita, da Sant'Andrea della Valle a San Pietro, in migliaia, guidati dal cardinale vicario Ugo Poletti. Quello della vita è un valore così essenziale da essere comprensibile anche ai più distratti e meno motivati fra gli uomini. Eppure il nostro tempo, che pur sembra aver toccato l'apice del progresso in molti campi, lo vede insidiato da una multiforme cultura e prassi di violenza, che s'accanisce in special modo sui più deboli e indifesi, come sono i bambini nel grembo materno e gli anziani spesso lasciati soli e con tanta pena nel cuore. La Chiesa richiama tutti, i legislatori in prima fila, a difendere la vita e in particolare i neonati, che rischiano di essere uccisi prima di venire alla luce. Nell'86 le interruzioni volontarie di gravidanza sono state oltre 197.000, in calo rispetto al passato. E poi le vittime della violenza, della fame, della droga, dell'emarginazione. Difendere, custodire, accogliere ogni vita, in qualunque condizione, superando la cultura dominante basata sull'egoismo, la crudeltà e la morte.
L'aborto, ha detto il cardinale Poletti, se voluto è sempre omicidio. Migliaia di giovani e di bimbi hanno preso parte alle manifestazioni della Giornata per la Vita, segno di speranza. Sono state illustrate le molte iniziative del Movimento per la Vita, tra cui 154 centri di aiuto alla vita e 68 case di accoglienza per madri in difficoltà. Ancora una novità nella vicenda De Benedetti Société Générale de Belgique. La Seres, controllata da De Benedetti, ha depositato presso la Commissione bancaria belga una proposta di modifica dell'offerta pubblica di acquisto avanzata nei giorni scorsi per il 15% delle azioni della finanziaria belga, per adeguare il prezzo delle azioni alle quotazioni di borsa fortemente lievitate negli ultimi giorni. Il prezzo stabilito dalla Seres per l'offerta pubblica di acquisto passa da 3.400 a 4.000 franchi belgi per azione. È un prezzo che il gruppo italiano considera superiore al valore reale, ma precisa di non essere minimamente responsabile di questo incremento. La Seres aggiunge che se entro martedì la Commissione bancaria non dovesse autorizzare l'offerta pubblica di acquisto, il gruppo De Benedetti riprenderà la propria libertà di azione, con la possibilità cioè di acquistare liberamente azioni sul mercato. Venerdì il governo dovrebbe decidere se la centrale nucleare di Montalto di Castro, i cui lavori sono iniziati nel 1978, può essere completata. Nel frattempo potrà acquisire il rapporto su Montalto elaborato dalla IEA, l'Agenzia per l'Energia Atomica a scopi pacifici, che è un organismo delle Nazioni Unite. Un gruppo di esperti internazionali, presieduto dal professor Rosen, che è il responsabile dell'Agenzia per i problemi della sicurezza, ha studiato per 3 settimane i lavori dell'impianto di Montalto. Le nostre conclusioni sono in effetti molto soddisfacenti. Abbiamo trovato una centrale ben costruita e sono state prese precauzioni adeguate per il suo completamento. Abbiamo anche trovato una gestione qualificata in grado di completare la costruzione di una centrale di qualità. Avete formulato raccomandazioni e suggerimenti per quanto riguarda la sicurezza e per come affrontare un'eventuale emergenza? Dal nostro rapporto risultano molti elementi positivi e alcune misure adottate intendiamo suggerirle per altre centrali in altri paesi. Abbiamo comunque fatto delle raccomandazioni in materia di addestramento e per quanto riguarda la programmazione dell'emergenza, abbiamo suggerito che per il futuro un coordinatore resti sul posto a tempo pieno. Quanto è stato realizzato sul posto è adeguato, ma si renderà necessario un maggior coordinamento con l'attività esterna alla centrale. Professor Rosen, lei è un esperto di fama internazionale, ma è, se mi consente, un esperto di parte, nel senso che si occupa espressamente dei problemi della sicurezza degli impianti nucleari. Senza dimenticare questa premessa, qual è il suo giudizio sulla politica energetica dei paesi industrializzati? In tutto il mondo esistono oltre 400 centrali nucleari. Il Giappone, un piccolo paese altamente popolato e teatro di grandi iniziative industriali, ha deciso che entro la fine del secolo produrrà il 50% della sua elettricità ricorrendo al nucleare. La vostra vicina, la Francia, produce quasi il 70% dell'energia elettrica con centrali nucleari. I vantaggi offerti dall'energia nucleare sono diversi. In particolare è una fonte molto pulita che può essere resa sicura. Per quanto riguarda l'Italia, dovete fare una scelta e forse venire ad un compromesso tra energia nucleare, carbone e petrolio. Verso le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, domani sera nell'Iowa, primo test significativo di questa corsa alla Casa Bianca che si concluderà nel prossimo novembre. 13 candidati, 6 repubblicani e 7 democratici affronteranno il giudizio nelle assemblee locali dei due partiti chiamate caucus nelle elezioni presidenziali americane. È tradizione che lo Iowa, stato tradizionalista di agricoltori, sia un importante passo di partenza verso la Casa Bianca, anche se ne usciranno solo 8 delegati per le convention finali, le grandi assisi, cioè nel corso delle quali i due partiti designano i rispettivi candidati alla presidenza degli Stati Uniti. Secondo i sondaggi, nello Iowa per i repubblicani sono in testa Bush e Dole, per i democratici Gephardt e Dukakis. Il primo vero appuntamento significativo è per il 16 febbraio per le primarie nello Hampshire.
Si moltiplicano gli sforzi diplomatici per la liberazione dei due funzionari delle Nazioni Unite, uno svedese e uno norvegese, sequestrati due giorni fa in Libano per bloccare la situazione. In tempi brevi potrebbe essere lo stesso Arafat, il leader dell'OLP, a prendere l'iniziativa. Arafat ha ordinato ai suoi guerriglieri in Libano di provvedere alla liberazione dei due funzionari. Secondo le notizie trapelate, gli ostaggi sarebbero in mano di Al-Fatah, Consiglio Rivoluzionario, una frangia radicale dell'OLP, ma comunque obbediente ancora ad Arafat. In Polonia, sei esponenti della direzione del Partito Socialista, una formazione clandestina di opposizione collegata a Solidarność, sono stati arrestati a Varsavia e sono tutti membri della direzione clandestina. E tra loro c'è il presidente del movimento Jan Lipski. Giovedì erano stati arrestati a Bratislava altri cinque dirigenti dell'opposizione socialista e sindacale. Khomeini e la sua rivoluzione integralista. La ricorrenza annuale è stata celebrata dagli Hezbollah nel settore musulmano di Beirut nel consueto clima di esaltazione, discorsi e slogan inneggianti alla causa degli Ayatollah. L'Iran ha fatto coincidere l'anniversario della rivoluzione khomeinista con un'offensiva sul fronte terrestre. Gli iracheni non si sono fatti però sorprendere, contenendo l'attacco e rispondendo con una pesante incursione contro il terminale petrolifero di Karg nel Golfo. È il primo raid di Baghdad dall'inizio dell'anno contro l'arteria vitale per il deflusso del greggio di Teheran, che affida al petrolio buona parte dell'economia di guerra. E difatti il portavoce iracheno ha detto che l'incursione odierna contro Karg mira a distruggere soprattutto le installazioni vitali iraniane utilizzate per aggredire l'Iraq. La botta irachena non è rimasta però senza risposta nel quadro di questa preoccupante impennata della guerra del Golfo. Stamane i barchini veloci di Khomeini hanno aperto il fuoco vicino ad Hormuz contro una petroliera battente bandiera liberiana ma di proprietà americana, incendiandola. È la quarta volta in pochi giorni che i motoscafi dei Pasdaran si rifanno vivi colpendo mercantili e petroliere neutrali. Decisamente la tendenza della guerra Iran-Iraq, a terra e nel Golfo, volge un'altra volta al peggio. È stato ricordato oggi uno degli esponenti di spicco della Democrazia Cristiana, Alberto Marcora, e ha presenziato alla celebrazione, al ricordo, il Presidente del Consiglio Goria. Vediamo ora il servizio. Un momento. Giovanni Marcora è stato ricordato a Inveruno, Milano, dove era nato nel 1922, a 5 anni dalla morte, presenti il Presidente del Consiglio Goria, i ministri Granelli, Pandolfi e Galloni, il Presidente della Regione Tabacci, autorità civili e religiose. Inveruno gli ha dedicato, tra l'altro, una strada. Di Marcora è stato ricordato l'impegno nella lotta partigiana, il ruolo di promotore del gruppo di base, il ministro della Repubblica e i consensi raccolti, in particolare come ministro dell'Agricoltura, la concretezza e operosità del manager portate in questo incarico, l'integrità del carattere e la fermezza dei principi. Richiamandone la figura, il Presidente del Consiglio, nel suo breve saluto, ha ribadito l'impegno del suo governo a fare le cose difficili, ha detto, del mestiere della politica, scegliendo cioè tra interessi legittimi in presenza di risorse scarse e mantenendo fermo anzitutto l'interesse generale del Paese. Granelli ha rilevato la necessità di continuarne la battaglia ideale per riportare la fiducia nelle istituzioni della Repubblica, mentre Pandolfi ha notato che l'agricoltura italiana ha tenuto il passo con i tempi grazie anche alle lucide battaglie di Marcora. Si terranno domani i funerali dei due operai e del passante morti nell'incidente avvenuto ieri a Ischia durante i lavori di installazione di una condotta fognaria. Sono stati intanto emessi 4 mandati di arresto nei confronti dei titolari della ditta e del direttore dei lavori. L'accusa per tutti è di omicidio colposo.
Gli agenti di viaggio della Fiavet, tra i protagonisti di una delle maggiori industrie italiane, il turismo, hanno celebrato a Casablanca il loro 25° congresso. È una industria, quella del turismo, come si sa, di vitale importanza per l'economia del paese, con un giro d'affari di 72.000 miliardi, con oltre 1 milione di occupati. Cifre queste di un bilancio destinato a crescere. Nel 92 cadranno le barriere europee e cambieranno le regole della concorrenza internazionale. Quali rischi comporta questa nuova grande sfida? Il rischio è che possiamo perdere questa eccezionale sfida e perdere quindi circa 100 milioni di turisti. Noi agenti di viaggio siamo pronti a dare una risposta al paese e ci aspettiamo che anche lo Stato ci dia una mano per la promozione dell'Italia all'estero. La concorrenza, la nuova concorrenza dal 92 in poi non ci preoccupa. Ci preoccupano le possibili conseguenze sulla sicurezza. Abbiamo visto un'esperienza americana nella quale i tagli sui costi che sono necessari per ridurre il costo del trasporto hanno anche toccato punti delicati come la manutenzione e la gestione dei voli. Questa è una preoccupazione che sussiste in noi, non è una preoccupazione concorrenziale, è una preoccupazione perché in una situazione di concorrenza troppo spinta la tendenza, la tentazione di fare economia sul capitolo sicurezza sarebbe molto grave. Sono salite a 150 le vittime del maltempo che da 6 giorni senza tregua imperversa nello stato di Rio de Janeiro. Le autorità brasiliane hanno dato notizia di allagamenti ed inondazioni causate dalle piogge torrenziali. La situazione è particolarmente grave a Petrópolis, un'antica città imperiale situata a 60 km a nord di Rio, ora devastata dal fango e dalle macerie. La città è rimasta senza elettricità ed è raggiungibile da Rio soltanto con l'elicottero. Fino a questo momento sono 6.000 i senza tetto e si teme che il numero delle vittime possa ancora aumentare. E proprio in Brasile, nella foresta amazzonica, da anni si sta consumando lentamente una catastrofe etnica, la scomparsa delle popolazioni indios. Questo fenomeno e i motivi che lo determinano hanno rilevanza anche per tutte le altre popolazioni del mondo. Vediamo il servizio. Singolare e drammatico grido di allarme a Roma. Gli indios dell'Amazzonia e altre tribù che vivono nelle foreste africane stanno scomparendo, con conseguenze ambientali che potrebbero pesare gravemente su tutto il pianeta. Gli indios, infatti, sono i custodi dell'ozono. La sorprendente affermazione è stata fatta durante il dibattito organizzato a Roma dalla rivista Essere Secondo Natura. Ma cosa vuol dire che gli indios proteggono l'ozono? La foresta amazzonica da molti anni è l'obiettivo di affaristi avventurosi e di pochi scrupoli. Ogni anno vengono tagliati 4 miliardi di tonnellate di legno pregiato, spesso facendo scomparire lembi di foresta primaria. Di questo passo, in meno di un quarto di secolo, il bacino del Rio delle Amazzoni diventerebbe un arido deserto di terra rossa. Eppure è noto che la foresta dell'Amazzonia è il polmone per l'ossigeno del mondo. Se viene depauperata, aumenterà la produzione di anidride carbonica e ne conseguirà l'incremento dell'effetto serra, che insieme con i fluorocarburi è la causa del progressivo e preoccupante assottigliamento della fascia di ozono che avvolge il pianeta e che protegge dalle radiazioni ultraviolette del sole. Per me il problema della fame e dell'impoverimento delle popolazioni del sud, il problema delle armi e del nucleare, il problema ecologico, sono tre parole che sono legate radicalmente. Uso una brevissima immagine. Il fatto che, come dice la FAO, 20-30 bambini ogni minuto muoiono di fame a questo mondo e allo stesso minuto abbiamo il coraggio di spendere a questo mondo 2 miliardi, 800 milioni di lire italiane in armi, dice la contraddizione, la follia nostra totale. Ed è proprio questo sistema che fa sì davvero che già oggi abbiamo posto gravissime ipoteche ecologiche a questo mondo. Salvare l'Indios è quindi anche un primo passo per garantire a tutti una migliore sopravvivenza. Eppure i dati sono sconfortanti. In poco più di 80 anni sono scomparse più di 100 popolazioni indie. Dei 2 milioni di indigeni censiti all'inizio del secolo, ne sono rimasti soltanto 150.000.
Ed eccoci allo sport. Nel massimo campionato di calcio, il Napoli e il Milan, sfruttando il fattore campo e battendo in casa rispettivamente il Pisa e il Cesena nella terza giornata del girone di ritorno, vanno bene. E non va bene invece la Roma, che all'Olimpico deve cedere un punto all'Avellino. Inoltre sconfitte per la Sampdoria a Verona, per la Juventus a Pescara. Il montepremi del Totocalcio di questa settimana ha superato il tetto dei 25 miliardi, stabilendo un nuovo primato in materia. Il nuovo limite è dunque di 25 miliardi 731 milioni 885 mila lire e 28. Discrete le quote del Totocalcio: i 13 vincono 176 milioni 245 mila lire, i 12 vanno 4 milioni 639 mila lire. Vediamo ora i risultati della schedina: Como Fiorentina 1-0, Empoli Inter 1-1. Milan Cesena 3-0, Napoli Pisa 2-1, Pescara Juventus 2-0. Pescara Juventus 2-0, Roma Avellino 0-0, Torino Ascoli 2-1, Verona Sampdoria 3-1, a Bologna Lecce batte Bologna 1-0, Taranto Udinese 1-0, Triestina Atalanta 0-0, Siena Montevarchi 2-2, Chieti Perugia 1-0. I risultati delle altre partite di Serie B non in schedina: Bari Modena 1-0, Barletta Piacenza 3-0, Brescia Catanzaro 1-1, Cremonese Parma 0-0, Genoa Arezzo 1-0, Messina Padova 2-1, a San Benedetto del Tronto Lazio batte San Benedettese 2-1. Passiamo ora alle classifiche in Serie A: il Napoli in testa con 31 punti davanti al Milan, che ha 27 punti, alla Roma che ne ha 24 e alla Sampdoria che ne ha 22. Segue l'Inter con 21 punti, che precede di tre lunghezze Juventus, Verona e Torino. Cesena e Pescara sono quota 16, la Fiorentina ha 14 punti, 13 punti per Ascoli, Pisa e Como, 11 per l'Avellino, chiude l'Empoli con 8 punti. Serie B, sempre il Bologna al primo posto con 27 punti, Atalanta con 25, Bari e Cremonese con 24, Lecce e Lazio con 23. Il Catanzaro è a quota 22, precede di due lunghezze 5 squadre, Padova, Piacenza, Parma, Messina e Brescia. Il Genoa ha 18 punti, l'Udinese, San Benedettese ed il Taranto ne hanno 17, Arezzo 16, Triestina e Modena 15, in fondo c'è il Barletta con 12 punti. Per parecchio ancora saremo costretti a vivere giornate di campionato insipide. Il computer in sede di programmazione ha infatti concentrato nelle ultime 6 giornate le sfide più accese, se escludiamo parentesi interessanti per gli ormai prossimi Roma-Juventus e Napoli-Roma. La speranza, naturalmente, degli spettatori neutrali è che il campionato sappia tenere in piedi qualsiasi discorso sino ad aprile. Ma se il Napoli continua così, c'è poco da stare allegri. I campioni d'Italia, infatti, hanno superato con sufficiente agilità anche il Pisa, ammirevole comunque per aver tenuto in bilico il risultato sino al 90°. Le reti sono state di Renica, evidentemente contro i toscani il Napoli ha sempre bisogno della sua testa, e quindi di Maradona e di Cuoghi, aiutato da una deviazione decisiva di Filardi. Anche il Milan non si è lasciato sfuggire l'occasione della gara interna e ha battuto il Cesena per 3-0. Le firme sono di Gullit, Evani e Massaro. Il Milan è sempre più l'unica formazione in grado di poter recitare un ruolo importante in una storia dominata dagli azzurri partenopei. Infatti, dietro di loro, le distanze sono enormi. La Roma, terza in classifica, ha 3 punti di ritardo sui rossoneri, poiché oggi non è riuscita a superare l'Avellino all'Olimpico. I giallorossi ci hanno provato in tutti i modi, ma l'Avellino, in 10 per un'ora, si è sempre difeso con ardore ed anche un briciolo di fortuna. La terza di ritorno ha offerto anche un'altra sorpresa, clamorosa addirittura, la sconfitta della Juventus a Pescara, punita da Junior e Pagano. Ora la Juventus è stata agganciata a quota 18 dal Torino, che ha battuto l'Ascoli per 2-1. Dopo le reti di Comi e Crippa, Greco sul rigore ha accorciato le distanze. E dal Verona, che ha superato la Sampdoria. È stata una gara appassionante quella del Bentegodi. Il Verona, sotto di una rete per il bersaglio centrato da Vialli, è stato protagonista di una entusiasmante rimonta, riuscita grazie alle reti di Pacione, Volpecina e Bertold, che purtroppo non vi possiamo mostrare. Inatteso il pari di Empoli, dove l'Inter, in vantaggio con Schifo, non ha saputo conservare la padronanza della situazione e alla fine si è inginocchiata davanti alla prodezza di Lucci. Di grande importanza è il successo del Como sulla Fiorentina, gol partita di Corneliusson. I lariani hanno raggiunto Pisa ed Ascoli, formando così un gruppetto che si trova in ritardo di un solo punto dalla Fiorentina, sempre più in imbarazzo nella zona bassa della classifica. Ora vediamo al tennis la Coppa Davis Italia-Israele. Vediamo, ora sentiamo da Donatella Scarnati com'è andata per gli azzurri. Uno scherzo di pessimo gusto quello di Canè agli israeliani. Prima gli regala un sogno, poi glielo strappa bruscamente. Paolo Canè, tennista dotato di un grande talento, oscurato a volte da un carattere difficile,
ha conquistato il punto che ha permesso all'Italia di qualificarsi prima dell'ultimo singolare per i quarti di finale della Coppa Davis. A Palermo fa caldo, ma durante l'incontro tra il tennista bolognese e il mediocre Blum, la temperatura aumenta. Canè perde il primo set per 4-6. Il pubblico non fiata e si prepara a soffrire. Invece, quando già si mormora del solito incostante Canè, la racchetta del giocatore si trasforma in una bacchetta magica. Il motivo cambia, il ritmo lento viene sostituito da un rock scatenatissimo. Blum è come un pugile messo alle corde. Dopo il 4-6, un duplice 6-1 e un severo 6-0 lo fanno cadere definitivamente al tappeto. Cancellotti, con la vittoria su Mansfield per 6-4-6-2, chiude in bellezza il weekend di Davis. Adesso, purtroppo, ci aspetta la Jugoslavia, che a Nuova Delhi ha sconfitto l'India per 3-2. Pugilato in chiusura di serata, cioè al termine del telegiornale della notte, ci sarà box mondiale da Stafford in Inghilterra con la telecronaca dell'incontro Tate-Simpson, valevole per il titolo iridato dei pesi medi versione IBF. E per il quadro completo della giornata di sport vi rimando, come ogni domenica, alla nostra domenica sportiva a cura del TG1 che andrà in onda verso le 22:10, commenti, interviste sulle partite di calcio, analisi del campionato con Ciotti, Sivori e i loro ospiti, tennis, pallacanestro, rugby fra gli altri sport. Ricordiamo ora i titoli di copertina di questa edizione del TG1, domenica di violenze nei territori arabi occupati da Israele, 3 palestinesi uccisi, si estendono i disordini e il coprifuoco. Difficile conclusione del primo quadrimestre nelle scuole, anche i comitati di base dopo lo SNALS bloccano gli scrutini. Conclusa a Roma con una marcia silenziosa la giornata per la vita promossa dai vescovi italiani. E per il calcio, terza giornata di ritorno, solo Milan e Napoli vincono senza problemi, sconfitte Sampdoria e Juventus, non vanno oltre il pari Roma e Inter. Monte premi record, oltre 25 miliardi. E per il tennis, l'avete appena sentito, Coppa Davis, l'Italia supera Israele per 4-1, vincendo gli ultimi due singolari ed entra così nei quarti di finale. Bene, buon proseguimento di serata con i programmi di Rai 1, fra poco avrete la prima puntata dello sceneggiato Una Vittoria, vi ricordo poi verso le 22:10 la nostra domenica sportiva. Grazie per averci seguito sin qui, buonasera.